Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui a Mangiaparole. Io mi chiamo Ludovico Fulci, alla mia sinistra c'è Biagio Cipolletta. Noi due introdurremo e presenteremo il libro di Giovanni Giuga che si intitola, intanto cominciamo con la farlo vedere, eccolo qui, si intitola I fantasmi della rete, che è uscito recentemente. Che cosa voglio dire per quanto riguarda i fantasmi della veglia? Che io mi interesso di metaletteratura. Che cos'è la metaletteratura? Tutto quello che è attività letteraria che verte sulla letteratura, che riflessioni intorno alla letteratura. E chiaramente ho letto questo romanzo come anche un'opera sotto tanti aspetti metaletteraria. Attenzione, il romanzo è scritto in prima persona, cosa che può destare la sensazione che il protagonista sia lo scrittore. In realtà qui ci troviamo, se capisco bene, di fronte a una voce narrante che parla in prima persona e che non vuole, per una qualche ragione, sbrogliare più di tanto la matassa di questo narrare, di questo affabulare, che è poi funzionale, secondo me, a determinate scoperte e a certi percorsi che riguardano appunto i fantasmi della veglia. Che cos'è questa veglia? È la veglia durante la quale il protagonista, che è narratore, scrittore, attende la mattina dopo la morte di questo suo antagonista, che è un vecchio zio, un signore, un uomo da un carattere terrificante, che poverino, ora che poverino. A ripensarci tu dici non è così. Certo, e allora ci troviamo in realtà, si può dire, di fronte ad un doppio. Sul doppio in letteratura si sono tenuti da qualche anno in qua dei veri e propri convegni e si è parlato del doppio di qua, del doppio di là, fino a scoprire che tanti personaggi che apparivano un solo personaggio in realtà erano magari due personaggi, uno speculare all'altro. Qui ci troviamo di fronte a due personaggi, il narratore e lo zio Monsignore, che sono in qualche modo speculari l'uno all'altro. Tanto che si può anche dire che sotto certi aspetti lo zio Monsignore venga riassorbito come figura dalla figura del narratore stesso. Lo costrinsi infine in un angolo e di punto in bianco mi mise a tratteggiare il suo ritratto morale, così, in modo impersonale e con assoluto distacco, quasi gli stessi dipingendo il turpe carattere e il ritratto morale di un altro, sollevandomi il colpo al di sopra di ogni finzione, come trascinato da un impellente bisogno di luce e di verità, accenderei di sfuggita alla faccenda dell'eredità e direi la vera ragione del mio sordo rancore verso il defunto, lì al cospetto di tutti, di fronte alla sua bara. Come sono interessanti i termini che Giovanni usa nel corso del romanzo per indicare questi demoni. I termini sono fantasmi, ombre, ricordi, e con ricordi c'è spesso l'aggettivo inquietante, ricordi inquietanti, suggestioni, illusioni, pensieri, rimorsi, e spesso sono rimorsi oscuri e inesplicabili, e poi retrospettiva sofferenza. Quindi Giovanni va a scendere, va a scandagliare l'animo del protagonista e trova tutti questi termini per i suoi demoni, per i suoi ricordi. C'è però un'altra parola che spesso è abbinata a questi demoni, a questi ricordi, ed è il forse. Forse. Questo aggettivo dubitativo forse, già nel primo capitolo, l'ho ritrovato più volte. Perché i nostri demoni sono forse, non sono demoni chiari. È molto interessante una lettura del romanzo in chiave psicoanalitico. E allora, quando il protagonista va a ripescare il suo passato, spesso comincia con il forse. Forse che da lì, o sulla sua vita, o sulla vita del Monsignore, forse che da vivo aveva mai saputo leggere il mio animo e comprendere la vera natura delle mie sublimi e tormentose aspirazioni? Punto interrogativo.
Forse a suo modo egli mi stimava, e la colpa di tutto non era che quella sua incresciosa mancanza di buone maniere, che deformava e rendeva greve ogni suo gesto, ma che sempre in forse. Altri 15 minuti, abbiate pazienza. Rammento che la prima volta che varcai la soglia di questa casa rimasi, non so perché, affascinato dal bizzarro e fresco cortiletto pavimentato con lastroni di pece. Anche le stanze interne, che immettevano vastamente una nell'altra, avevano vetusti pavimenti di pece che illustravano in una remota e incantata penombra. La zia mi accolse sporgendosi appena da un uscio in cima a una scala buia e stretta come un budello, e quasi non approvasse lo scopo della mia visita, mi lasciò senza tanti complimenti ad attendere in piedi in un disadorno stanzino con appena due sedie di finocchietto addossate alla parete. Di lì a poco apparve la mia allieva, una matura e posata signorina che lo zio Monsignore mi aveva incaricato di sostenere nello studio ai fini della sua preparazione al difficile esame di maturità. Si sapeva infatti che al liceo avevo sempre primeggiato e già mi seguiva una discreta fama di studente di lettere assai promettente e ben preparato. Io avevo accettato di assumermi tale compito più per il merito che mi veniva riconosciuto che per il modesto compenso accordatomi dal religioso.